Ha preso ufficialmente il via oggi, fino al 26 giugno, la 10ª edizione di Passaggi Festival, l'evento letterario fanese che negli ultimi anni ha riscosso sempre più successo grazie alla presentazione di libri in compagnia di autori ed editori. Questa mattina il primo appuntamento è iniziato al Bonbon del Lido di Fano con la rassegna Libri a colazione. 100 cose da sapere e da fare a Pesaro e in provincia, il libro presentato di Chiara Giacobelli. A coordinare l'incontro, la giornalista e scrittrice Francesca Giommi, insieme alla presenza del vice sindaco di Pesaro Daniele Vimini e dell'assessore al turismo ed eventi del comune di Fano Etienne Lucarelli. Che cosa troviamo all'interno di questo libro? Troviamo 100 spunti, suggerimenti, alcuni più noti, alcuni insoliti, inediti. Sono ovviamente dei piccoli capitoli perché è una guida tascabile a un prezzo molto accessibile come quelle che spesso si trovano per le grandi città. Molto ricca di foto, si parte da Pesaro e poi ci si allarga in tutti i territori dei dintorni, con appunto molte immagini anche scattate da fotografi professionisti, riferimenti utili alla fine per chi voglia approfondire e magari poi andare a fare queste esperienze, e anche due comode mappe all'inizio e alla fine per destreggiarsi nel territorio. Un libro dunque che tratta non solo le cose da fare, ma anche da conoscere e da scoprire a Pesaro e nei dintorni, il nord delle Marche, il Montefeltro, i borghi e i luoghi caratteristici della nostra provincia. È dedicato sia ai turisti che spendono qua qualche giorno e quindi vogliono meglio conoscere la zona, sia ai cittadini che hanno qualche curiosità in più e sicuramente c'è qualcosa che magari non conosceranno. Il volume verrà presentato anche a Parigi grazie al collegamento con Gioacchino Rossini. Il 25 di giugno, perché ovviamente Gioacchino Rossini ci permette di essere molto internazionali e ha un legame particolare con Parigi. La cosa che ci faceva piacere era anche creare questa sorta di rete, quindi non soltanto Pesaro, scoprire le cose insolite di Pesaro, ma anche proprio dare vita a una serie di itinerari anche tematici, quindi legati all'enogastronomia, alla natura, ai borghi, e tutto questo speriamo di portarlo anche fuori dalle Marche. E invece dov'è possibile trovare questo libro? Allora, 100 cose da sapere da fare a Pesaro e dintorni, per la collana 100 cose da sapere da fare a, lo troviamo in tutte le librerie di Pesaro e provincia, diciamo, ma anche tranquillamente online, sia sul sito della casa editrice oppure negli store.